Sulla stessa domanda che ho fatto prima. Posso? Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per la partecipazione e grazie, lo dico di cuore, al mio amico Nello Gibilisco, che io prima è stato chiamato Nuccio, detto Nello, io lo chiamo, preferisco chiamarlo Gigi perché da sempre l'ho conosciuto così. E quindi lo ringrazio per l'organizzazione di questo incontro dibattito, che è necessario per dare un po' ai presenti, e poi mi auguro che i presenti lo divulghino all'esterno, quelle che sono in qualche modo le idee di ognuno di noi per quanto riguarda la provincia. La domanda, se non ricordo male, era limitata soltanto a capire se i cinque candidati sono tanti per Palazzolo che non c'è una alla frantumazione luce. di voti. Io voglio soltanto ricordare la passata elezione. Nella passata elezione a Palazzolo c'erano 10 o 11 candidati al Consiglio provinciale. Palazzolo è stato bravo, i palazzolesi sono stati bravi, hanno concentrato i loro voti nei confronti di tre candidati e hanno portato tre candidati al Consiglio provinciale. Quindi questa volta i palazzolesi, a cui riconosco questa bravura e ritengo la riconosciamo un po' tutti, possono essere anche talmente bravi di portarne cinque, visto che siamo in cinque candidati, e quindi ci si può spingere anche a tal punto. Pertanto non ritengono siano tanti i candidati. Ma visto che l'incontro è un incontro dibattito, dico, mi permetto allora di sottolineare un passaggio della professoressa Fugale, così magari iniziamo la Entriamo nel discussione. vivo del Entriamo nel dibattito. vivo. Quando lei dice che si è candidata per capire meglio come funziona la provincia, in particolare dice che è rimasta delusa da questa provincia per quanto riguarda il sociale. Io voglio ricordare alla professoressa Fugale che la provincia è stata gestita da 10 anni a questa parte dal centro-sinistra. E quindi se la sua candidatura serve a continuare il lavoro svolto dall'amministrazione Marziano, ritengo che non sia un'ottima cosa. Grazie. Allora, è la stessa domanda al consigliere uscente Sebastiano Giordano. Grazie, buonasera a tutti. Grazie all'amico Gigi per averci dato la possibilità anche stasera di confrontarci non solo per le strade o nei barri, ma anche qua in un pubblico dibattito. Mi conoscete tutti, conoscete il mio partito, che è il Movimento per l'Autonomia. Di quello che ho fatto e di quello che non ho fatto per ora c'è una vasta pubblicità su Ibon. Spero che questa pubblicità o queste cose si attengano un pochettino alle regole, alla normalità e non vadano oltre per non poi andare a prendere iniziative che non potrei prendere. Quindi di questo dico, la pubblicità per ora che mi si sta facendo gratuitamente su Ibon è enorme, quindi sapete quello che ho fatto in questi 5 anni, quello che non ho fatto, la mia carriera politica dal 1990 è tutta su Ibron, quindi sicuramente sapete chi sono, chi non sono, ma ora volevo passare e rispondere alla domanda. Quindi io intanto sono dal parere è un assertore affinché le province vengano chiuse. Perché? Chiudendo le province si avrebbero a quest'ora un grande risparmio di denaro pubblico che potrebbe essere investito sull'occupazione, sui servizi sociali, sulla famiglia e sulla ricerca. Quindi in tutta Italia, se chiuderebbero le province, ci sarebbe un enorme risparmio di soldi, che sarebbe una cosa utile per tutti. In questo momento, dico, di crisi in Italia e nel mondo, credo che i politici a livello nazionale dovrebbero prendere in seria considerazione la proposta fatta dal centrodestra e dal Berlusconi, perché il primo esempio lo dobbiamo dare noi. Volevo solamente fare un inciso, anche se non c'entra nulla con la provincia e con la domanda. Prendendo anche spunto da queste cose che ha detto Berlusconi e il governo di centrodestra, potete leggere nel nostro programma che se noi andiamo a governare il comune non c'entra niente con la provincia, ribadisco, non prenderemo né indennità di carica di sindaco, né di assessore, né di consigliere comunale, proprio per venire incontro ai cittadini e alle famiglie che ne hanno bisogno. Poi volevo dire,
sempre rispondendo alla domanda, i partiti si sono ridotti. Sicuramente è anche un merito sia di Prodi che di Berlusconi aver ridotto il numero dei partiti. E secondo me, perché l'hanno ridotto? E questa è una mia convinzione. Per poter governare meglio e reggere meglio sia il governo nazionale sia quello regionale, e fino a quando ci saranno pure l'ente provincia. Che, perché prima si assisteva in continuazione a una miriade di partite, a una miriade di liste civiche, io passo di qua, io passo di là, e se il governo di qua, quindi c'era sicuramente una enorme instabilità della vita politica in tutti i campi. E questo penso che sia per ora la risposta alle domande che ha posto qua il dottore Gallo. Grazie. Grazie. Allora, l'ultimo in ordine, l'avvocato Nigro. Grazie, io rinnovo il saluto a tutti, cercherò di essere, di dare anzitutto un contributo di brevità. Attenendomi strettamente alla domanda, voglio esaltare questo tipo di competizione elettorale rispetto soprattutto alle elezioni nazionali, che sono un sistema, come dire, direi arcaico di elezioni. Qui abbiamo la possibilità di confrontarci, non ci sono norme di sbarramento, quindi anche i partiti più piccoli si evita quella barbarie che si è ripetuta per quanto riguarda le elezioni nazionali, che partiti che hanno, come dire, una grande tradizione storica, una grande tradizione politica e che rappresentano masse non indifferenti restano escluse dalla competizione. Tutto questo non accade nelle elezioni provinciali, anzi c'è questa possibilità anche per i partiti minori di essere rappresentati, e mi pare quindi questo genere di elezioni un buon modello di democrazia. Alla fine, all'interno poi di ciascun partito è possibile operare delle sintesi, ad esempio tra Palazzolo e Canicattini all'interno dell'UDC c'è stato un ragionamento di sintesi, quindi una sola candidatura e espressione all'interno dell'UDC delle due città, così come è avvenuto nella zona un poco montana, e quindi questo, come dire, è un aspetto che riguarda i singoli partiti, visto che la decisione di schierarsi 5 o 10 candidati cittadini è, come dire, una decisione strettamente personale, strettamente legata al partito in cui si milita. Ma io proprio voglio chiudere ribadendo l'importanza di questo tipo di competizioni, la possibilità di esprimere il voto, quindi non candidati frutto di una vera e propria cooptazione da parte del leader massimo, ma candidati che attraverso il consenso, quindi il voto, riescono ad affermarsi, ed è un dato importante, era alla base della nostra democrazia e tutto sommato alla base della nostra Costituzione, è stato un concetto tradito, e quindi la possibilità anche ai partiti minori del tipo Rifondazione, non so se esiste ancora, tipo l'UDC, di poter quindi avere una espressione, una rappresentanza politica, e quindi la possibilità del pluralismo all'interno della provincia. Sarà una banalità ripeterlo, un'ovvietà, ma dico, ragionare al plurale non è mai male, e anzi può essere costruttivo. Grazie. Allora passiamo ancora un'altra domanda, però riduciamo adesso, diamo una temporizzazione alle risposte, 2 minuti per tutti, va bene? Se no non arriviamo ad esaurire, non riusciamo a esaurire tutte le domande. 10 anni di presidenza marziana al vertice dell'ente di Via Malta, come vengono visti e giudicati dai candidati della zona montana? Più volte dalle pagine del nostro giornale, per chi non lo sa, io sono il direttore del Corriere degli Iblei, vedo tantissimi giovani che forse magari non mi conosceranno. Noi abbiamo rivolto in questi anni degli appelli al presidente Marziano e alle sue giunte di avere più attenzione per il comprensore della montagna, a cominciare dai settori della viabilità, turismo e soprattutto attenzione nel settore dell'agricoltura e della zootecnia, che rappresentano per la collettività i punti di forza dell'economia dell'entroterra degli Iblei. Li considerate queste delle priorità? Cominciamo con Cibilisco, 2 minuti. Beh, innanzitutto per quanto riguarda il decennio marziano, penso come in qualsiasi amministrazione, penso anche Domenico nel suo decennio non è che possa vantare soltanto dei successi o degli insuccessi. Ci sono delle cose molto positive, ci sono delle altre che sono negative. Poi io penso che qua abbiamo due consiglieri provinciali uscenti che erano demandati, diciamo, a portare le istanze della zona montana e in particolar modo di Palazzolo. Poi, per rispondere anche un piccolo inciso
a Riccardo, per quanto riguarda cioè il decennio marziano di cui diceva, rispondendo a quello che aveva detto la professoressa Fugale, se noi dovessimo prendere per dire il settennato cuffariano in Sicilia, per dire è stato riconfermato il centrodestra pur avendo fatto una politica cioè in tutti i sensi negativa, per cui non disperiamo del fatto che, anche se ci possono essere state delle situazioni negative, ripeto, quelle positive sono sicuramente maggiori. Anche Palazzolo, per dire, ha avuto i suoi, diciamo, i lavori per quanto riguarda il turismo, la scuola, la viabilità. Adesso ne ricordo, per dire, l'istituto che abbiamo giù nella zona di San Paolo, per quanto riguarda la strada di Falabbia, l'acqua, l'autostrada, per quanto riguarda altre situazioni, adesso non le ricordo tutte, comunque ripeto, cioè il decennio ha avuto situazioni negative e positive, come lo è stato per altre amministrazioni. Per me una cosa, per dire, che io ho portato avanti criticamente per quanto riguarda la provincia è stata la problematica dell'acqua. La problematica dell'acqua per noi anche all'interno dei DS ha avuto delle situazioni non chiare, però diciamo noi abbiamo fatto da pungolo all'interno del nostro partito, però anche diciamo i sindaci della zona montana che avevano detto che non avrebbero mai consegnato le chiavi degli acquedotti ai privati, poi sono caduti in questa, diciamo, in questa lotta che per noi è una lotta di principio, non è tanto la privatizzazione, perché non si tratta di privatizzare una qualsiasi cosa, è il principio dell'acqua come bene comune. Anche l'Unione Europea ha dato questo input in cui diceva che i beni comuni non vanno privatizzati, cioè non vanno dati alla mercificazione, per cui noi ci batteremo ci batteremo per questo. Per quanto riguarda l'agricoltura e la zootecnia, sono delle problematiche importantissime di priorità. Io penso che per quanto riguarda l'agricoltura bisogna andare in controtendenza con la globalizzazione, cioè andare alla glocalizzazione. Cerchiamo di concludere. Sì, andare alla glocalizzazione, cioè cercare di portare avanti quelli che sono i prodotti locali, cioè con i mercati dei contadini che riducono la filiera fra produttore e consumatore. Questa è una cosa che va fatta immediatamente in tutti i paesi della zona montana, per cui ecco questo abbattimento e questa controtendenza, perché poi c'è una forma diciamo di commercio e di nuove forme sociali che si vanno verso il prodotto di qualità, il prodotto con qualità controllata, DOP, IGP, per cui dobbiamo insistere in questa, cioè nella glocalizzazione, portare carni e prodotti locali per quanto riguarda l'agricoltura con qualità e prezzo ridotto. Bene, la professoressa Rugale. Io brevemente volevo rispondere al signor. Ecco, volevo dire questo, cioè personalmente io non metto mai in discussione quello che gli altri hanno fatto, cioè io non sopporto quando in politica, qui c'è a Palazzolo una tradizione antica che non ho mai condivisa, sembrava una violenza alla mia mente quando ero piccola, cioè praticamente sentire sempre parlare male di quello che ci ha preceduti oppure di quello che ha fatto, perché è difficile in effetti amministrare un comune o una provincia. Quindi dire che la colpa era di Marziano, no, se quell'assessorato non funzionava fino a un certo punto. Io prima ho parlato di innovazione, formazione, investire sull'intelligenza, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche le amministrazioni al loro interno devono in un certo qual modo formarsi, riqualificarsi, voglio dire questo, cioè un processo di riqualificazione che va fatto in tutti i settori, non solo nell'industria ma anche nell'amministrazione, se vogliamo far funzionare un ente locale importante come la provincia. Con questo chiudo. Per quanto riguarda invece l'agricoltura e l'artigianato, molto importante sarebbe quello di fare un progetto che consenta la crescita di un ceto imprenditoriale diffuso, valutando gli artigiani e coinvolgendo gli artigiani che ci sono, perché morti gli artigiani della mia età praticamente, non sappiamo a chi attingere, quindi cercare di magari creando, non so, una università della terza età, coinvolgendoli in tutti i modi.
e poi orientare la nostra agricoltura alle produzioni di qualità, come diceva lui, ma in particolare al biologico, e attuare un centro agroindustriale come i Famer Merker americani per la vendita diretta dal produttore al consumatore senza passaggi di filiera. Potenziare il rimboscamento, che è già avviato da molti anni e che è una cosa molto positiva. E poi promuovere la naturalizzazione del territorio attraverso le offerte della PAC, politica agricola comunitaria. Liberare la provincia dall'amianto, soprattutto per quanto riguarda i rivestimenti fetiscenti di alcuni stabili, e programmare un piano provinciale dei rifiuti che, tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti, promuovere poi e gestire con trasparenza il parco degli Iblei quando sarà una realtà, promuovere energie alternative. Bene, ingegnere Messina. Allora, come giudico i 10 anni di amministrazione marziana? Sempre per lei anche 2 minuti, le ricordo. Sì, sì, ma il giudizio nei confronti dei 10 anni di amministrazione marziano si può liquidare in pochi secondi. Posso rimandare tutto agli atti del Consiglio Provinciale, nei quali tutti i miei interventi hanno manifestato nei confronti di Marziano tutta una serie di inadempienze che quell'amministrazione ha perpetrato in questi 10 anni. Vi voglio raccontare soltanto un passaggio, così, uno dei momenti del Consiglio Provinciale. Vi ricordate quando ci fu il problema dell'adeguamento delle stalle, soprattutto nel territorio montano, e c'era una graduatoria aperta che non riusciva mai ad essere esaurita per un motivo semplice, perché la provincia non aveva i fondi necessari per accontentare tutte le richieste fatte dai vari allevatori. Io mi permisi di fare in Consiglio Provinciale una proposta che apparse agli occhi degli amici del centrosinistra scandalosa, però era una proposta seria e concreta. Il presidente della provincia in bilancio ha una voce di bilancio ben precisa, nella quale riserva delle somme per le spese di rappresentanza. L'amministrazione marziano riservava ben 300.000 euro per le spese di rappresentanza, e io dissi in Consiglio Provinciale, proposi al presidente di dirottare quella somma all'adeguamento delle stalle in modo da garantire ad altre 10-15 aziende l'adeguamento del loro posto di lavoro, chiamiamolo così. E Marziano mi rispose tutto irritato, comunque poi non vi dico quello che mi disse in privato, perché mi disse alcune parolacce per la proposta, che era proprio scandalosa. Quindi questo è, lascio a voi il giudizio, ecco, sull'amministrazione marziana, solo con questo aneddoto. Poi voglio ricordare all'amico Gigi Gibelisco, scusa se ti chiamo Gigi, all'amico Gibelisco, che ha fatto l'esempio dell'amministrazione marziana che ha realizzato l'istituto tecnico industriale, quindi il polivalente che abbiamo là sotto. Voglio ricordargli che quell'istituto è stato realizzato da Marziano solo per quanto riguarda l'aspetto del taglio del nastro, perché la progettazione, l'incarico di progettazione, quindi l'idea di quell'istituto, fu dell'amministrazione Cavallaro, amministrazione di centrodestra. Grazie. Giordano. Per quanto riguarda l'agricoltura, per i 10 anni di Marziano, io tutto sommato sono in grado di valutare gli ultimi 5 anni di Marziano. I primi 5 anni di amministrazione Marziano non ci sono stato, non ero consigliere, era un periodo a cui dico non posso rispondere. Io ho, assieme a Riccardo Messina, assieme agli altri consiglieri della minoranza in Consiglio Provinciale, abbiamo chiesto diverse cose. Per quanto riguarda l'agricoltura, perché sicuramente era un'opera importante per la nostra zona montana, un'opera che sicuramente avrebbe dato una bella boccata d'ossigeno ai nostri allevatori, sia al settore della zootecnia, sia al settore dell'agricoltura, che sarebbe il frigo macello, quello comprensoriale. Era un'opera importante per la nostra zona,
un'opera che da più di 5 anni, puntualmente ce la vediamo nel libro dei sogni, nel piano triennale delle opere pubbliche, si inizia con 7 miliardi, se non vado errato, caro Domenico, delle vecchie lire, poi nel secondo anno ne troviamo 4 miliardi, poi troviamo 1 milione di euro, quindi è stata sempre un'opera per noi importantissima, un'opera che non è mai stata fatta. Questo ora noi da Marziano sicuramente non è stato fatto, non perché non c'era la disponibilità, non perché non c'erano i fondi, perché non è stata prestata molta attenzione alla nostra zona montana. Di cose importanti ne ha fatto anche, non è che non abbia fatto, ha lavorato anche per la zona montana, però solamente fra virgolette nella zona di Sortino, dove c'era l'assessore dei lavori pubblici Spadaro, e allora la zona di Sortino è stata rimessa tutta a nuovo, la zona di Florida è stata rimessa a nuovo, la Palazzolo Nuovo e altre zone che interessavano a Marziano sono state tutte fatte, mentre la zona dove c'erano la viabilità nella zona dove c'erano i consiglieri dell'opposizione non è mai stato dato nulla e non è mai stato fatto nulla di importante. Sono d'accordo anche sulla battaglia del lato idrico, qua Marziano secondo me, non solo Marziano, hanno sbagliato anche sia del personaggi e politici del centro-destra e del centro-sinistra, l'affidamento delle acque non doveva essere fatto. Io anche quando mi ricordo che ero assessore qua al comune di Palazzolo, ci sono delibere di giunta e anche di consiglio comunale, ero contrario a questo affidamento, è un bene pubblico, non doveva essere affidato a dei privati, sapete bene che c'è una moratoria a livello nazionale per non dare più l'affidamento della gestione delle acque, perché non dare l'affidamento? L'affidamento non va dato per due motivi, uno perché i prezzi salgono alle stelle, anche se qua è stato assicurato dopo il primo anno, ma il terzo anno pagheremo il primo, il secondo e il terzo anno. L'altro perché i servizi sono di una qualità pessima, una qualità pessimissima, noi ne piangeremo in pieno le conseguenze, oltretutto che la nostra zona montana è produttrice di acqua, acqua ce n'abbiamo in abbondanza. È vero che c'è una legge nazionale, una legge europea, però se alla fine sarebbe mancato il numero legale, l'ultima seduta, non sarebbe successo nulla, avremmo sicuramente mantenuto l'acqua qua a Palazzolo e anche nei comuni della zona montana. Avvocato Rigro. Sì, io scenderei il giudizio sul Presidente Marziano tra primo e secondo mandato. Per quanto riguarda il primo mandato darei un giudizio di piena sufficienza, se non addirittura come dire di eccellenza. Devo dire che il Comune di Palazzolo ha avuto, ma non solo il Comune, la provincia, ha giovato intanto di questo grande movimento che la provincia era in grado di sviluppare. E per quanto riguarda il nostro territorio, voglio ricordare ad esempio, è vero quanto dice Riccardo che l'ITIS era una scuola, io questo lo devo dire per onestà, al di là della parte politica alla quale appartengo, è vero che esisteva il progetto dell'ITIS, ma concretamente l'impulso, le risorse economiche sono state trovate dall'amministrazione Marziano, che ha fatto poi sicuramente ha attinto al mutuo tramite Cassa Depositi e Prestiti e credo Ministero, perché c'erano le risorse in tal senso. Tra l'altro la progettazione, per quello che so io, risale addirittura per intenderci ai tempi della Prima Repubblica, quindi sotto questo profilo e soprattutto per quanto riguarda l'edilizia scolastica la Giunta Marziano ha avuto ha fatto degli sforzi significativi. Devo anche riconoscere che per quanto riguarda il Ferico Macello è stato determinante l'apporto della provincia regionale. È vero che il 50% delle somme derivano da una rimodulazione del patto verde, e è anche vero che però la provincia ha dato mandato per la progettazione nominando i tecnici, quindi c'è stato un gesto di buona volontà, c'è un cofinanziamento come ricordava il consigliere come ricordava Gibilisco, un cofinanziamento per quanto riguarda l'idrificazione di Falabbia, il 50-60% del comune di Palazzo Lagrede, la provincia, grazie, lo voglio ricordare, all'intervento dell'onorevole Antonella Rizza si è sensibilizzata dando la rimanente parte, salvo poi fare un giochetto per quanto riguarda la tassa occupazione suolo con cui prima ha dato e poi ha recuperato. Quindi il mio giudizio per quanto riguarda il primo mandato è senz'altro positivo. Per quanto concerne il secondo mandato di attività del Presidente Marziano invece devo esprimere un parere, me ne dispiace perché l'uomo
ha lavorato e parecchio, è un giudizio negativo. Forse è di peso che nel primo mandato abbiamo votato per Mazziano, nel secondo invece no. È stato negativo perché dal 2003 Palazzolo non ha avuto come dire, nessun genere di riscontro da parte della provincia regionale. Ci sono situazioni che io dico, non le voglio definire intollerabili, ma comunque molto gravi. Ricordo la seconda deviazione, su non deviazione, restringimento di carreggiata su Falabbia. La prima entro il 2003 fu rimossa, la seconda è rimasta là da 15 anni. Voglio ricordare un'arteria per noi importantissima che è la strada di San Giacomo. Ho pregato e sta pregando l'assessore Spadaro di intervenire, quindi non c'è stata alcuna buona volontà. Ci sono arterie importanti in cui non c'è stata nemmeno la buona volontà della progettazione. La Palazzolo, contata poi Gerratana, è un'opera fondamentale. Ho chiesto e pregato il presidente Marziano dal 2003 di procedere almeno ad una progettazione sia pure di massima, e quindi sotto questo profilo ecco, resta il dispiacere di un'attività nulla nel secondo mandato, mentre la prima è stata veramente di grande eccellenza e di grande qualità. Poi un rimprovero che faccio al presidente Marziano è che alle volte, soprattutto nell'ultimo periodo, è stato eccessivamente di parte, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti di promozione del territorio. Mi riferisco al PIT, al GAL. Lì era necessaria una visione meno partitica, una visione più collegiale, quindi più spazio al territorio, soprattutto più spazio alle entità, ai comuni, le unioni che rappresentano le varie municipalità e i vari contesti territoriali, piuttosto che accentrare questi strumenti, che poi tra l'altro sono importantissimi per lo sviluppo della società, piuttosto che accentrarli in un'ottica partitica. Vabbè, rimaniamo allora in tema, visto che stiamo entrando in tema di viabilità, parliamo della Mare Monte. La Mare Monte nasce negli anni 70 con un obiettivo ben preciso, e mi ricordo all'epoca che venne coniato uno slogan: rompere l'isolamento tra la montagna ed il mare attraverso un rapido e veloce collegamento con Siracusa. Ma oggi purtroppo vediamo che la scorrimento veloce è rimasta incompleta sia dal lato Siracusa che dal lato Bucchieri-Montelauro. La provincia non è andata oltre all'ordinaria amministrazione dei tratti di competenza, mentre ora si ripropongono gli attraversamenti dei centri abitati quali Palazzolo, con la circonvallazione sud o nord, e Canicattini, regolati dai limiti di velocità e dall'installazione di addirittura di autovelox. Quali saranno gli interventi sulla Mare Monte ed il completamento della stessa? Cominciamo con Cibelisco. Per quanto riguarda le infrastrutture, mi sembra che sia sono opere necessarie e vanno pianificate in modo da poter superare, in modo che non ci sia, che non sia violata la sicurezza dei cittadini, soprattutto, come ricordava bene il dottor Gallo, nell'attraversamento di Canicattini e di Palazzolo. Per cui vanno interessati i tecnici che dovranno trovare delle soluzioni adeguate per quanto riguarda l'intero tratto Mare Monte. Per cui noi non possiamo fare altro che auspicare questo, e ripeto, noi saremo sicuramente da pungolo per quanto riguarda la zona montana. Porteremo come sinistra il nostro apporto e vorremmo appunto che la zona montana, perché poi lo sviluppo di una provincia passa attraverso lo sviluppo di tutte le entità, soprattutto la nostra, che è, molte volte viene messa un po' da parte, perché elettoralmente, vorrei dire, dal punto di vista di popolazione è inferiore agli altri centri che compongono la provincia. Poi sembra una piccola nota per Riccardo, che parlava dell'amministrazione Marziano. Io ricordo quella Cavallaro, che fu proprio, ha lasciato quasi il vuoto. E per quanto riguarda le spese di rappresentanza, vorrei ricollegarmi a quello che loro hanno proposto come assessore. Granata, a Siracusa lo chiamano l'assessore a 5 stelle. Nel suo breve lavoro a progetto che ha avuto con l'amico Titti, ha fatto delle spese, quando andava a Roma
per motivi istituzionali non meglio specificati, utilizzava alberghi a 5 stelle nel centro di Roma, per cui, cioè, ecco, facendo un'affinità di partito e quello che ci propongono come assessore a Palazzolo, insomma, avrei qualche problemino. Poi ha parlato anche di Ortigia, tutti sanno, prendendosi qualche merito, naturalmente non poteva prenderlo tutto, ma Ortigia è partito dal piano Urban fatto dall'onorevole Roberto De Benedictis, citava anche la Casa Museo di Palazzolo. La Casa Museo di Palazzolo ha due nomi importantissimi, il professore Uccello e tutti i ragazzi che gli andavano dietro in quel periodo, e poi un altro che si chiama dottor Pennino, per cui, cioè, queste situazioni non le tirerei in campo. Poi, fra l'altro, abbiamo visto che Titti Bufardeci si è insediato qualche giorno fa e ha parlato della problematica turismo, come, cioè, che c'è il vuoto, non c'è niente, gli alberghi siciliani arrivano al 30%, cioè, di pienezza di posti. Per cui lasciamo perdere queste situazioni, che, cioè, ci sono problematiche superiore dall'una, forse più dal centrodestra. Per cui Marziano ha fatto il suo lavoro, per molto l'ha fatto bene, ci sono delle cose che lo testimoniano, altre cose, ripeto, non sono state fatte. Io farò in modo, qualora dovessi essere eletto, di portare avanti l'istanza della zona montana. La zona montana è importante sia dal punto di vista di viabilità, punto di vista di agricoltura, zootecnia, per quanto riguarda le scuole. Non dimentichiamo che Palazzolo è il polo scolastico per eccellenza della zona montana, per cui c'è bisogno di un altro istituto comprensoriale che accolga tutti i licei. C'è anche la problematica dell'asilo nido, quella è una grave mancanza. Ecco, ci sono tante situazioni che sono, cioè, che si possono ancora affrontare. Io ripeto, cioè, darò il mio impegno, come l'ho dato anche all'interno del partito di Marziano, quando c'erano delle cose da criticare, la sezione di Palazzolo era sempre pronta a criticarle, quando c'erano delle cose da per cui fare il plauso, noi eravamo pronti a fare il plauso, così anche nelle cose che ha fatto, cioè, l'amministrazione Nigro, alcune cose buone, per me molte sono state peggio, comunque poi il giudizio lo danno. Impedisco, però vi prego di rimanere nell'ambito delle domande che facciamo, perché se divulghiamo così il tempo è tiranno. Grazie. La professoressa Fucale. Niente, brevemente voglio dire che la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strade principali è molto importante per il rilancio del turismo della zona montana. Così come il collegamento tra le due province, Siracusa e Ragusa, bisogna che vengano fatte delle strade che collegano Siracusa e Ragusa, non dimentichiamo che sono due città universitarie. Poi un'altra cosa molto importante è il completamento della Catania Gela. Poi mi dite, ma non è competenza della provincia? Sì, lo so, però ultimamente la provincia è intervenuta per far aprire un tratto di 15 km su quella strada, attualmente ne vorrebbero far aprire altri 14, però si sono accorti che il fondo statale è crollato, quindi praticamente questo ci fa pensare anche a come vengono fatte queste infrastrutture a volte senza alcuna competenza, quindi bisogna lottare per avere anche dei tecnici competenti che facciano bene le opere pubbliche. Cioè, vigilare sempre su quello, non basta soltanto criticare qui, ma al tempo opportuno anche ribadire, cioè fare un'opera di contestazione nei confronti di chi governa. È inutile che critichiamo ora dopo, ma in quel momento bisognava, in un certo qual modo. Mi rivolgo a loro due. Cioè, parlarne adesso non ha più senso. Cioè, quando c'è qualcosa che non va a livello di un ente locale, bisogna anche scendere in piazza con i cittadini, sempre per quel rapporto tra elettori ed eletti, che è molto importante per la partecipazione politica. Ingegnere Messina. Mare Monte. Allora, io in questi anni ho svolto un ruolo particolare all'interno del Consiglio provinciale. Lo sono tuttora, perché fino al 15 sono in carica, componente della Commissione Lavori Pubblici e in particolare ricopre il ruolo di vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici. E abbiamo affrontato tutta una serie di problematiche proprio inerenti alla viabilità.
vi voglio informare, perché questi dati non sono emersi dalla discussione, vi voglio informare che quel famoso svincolo di cui tanto si parla su Canicattini è stato il sottoscritto assieme al consigliere Cottone, presidente della Commissione Lavori Pubblici, consigliere di maggioranza, fino a poco tempo fa apparteneva alla Margherita, adesso è passato con l'MPA, perché anche lui deluso dall'amministrazione Marziana, in quanto non è riuscito ad esprimere tutto quello che voleva fare, in particolare nel territorio da lui rappresentato e quindi nella zona di Noto. Allora, quel famoso svincolo su Canicattini, che collegherà Canicattini con la contrada Bosco di Sopra, per capirci, nella zona dove mettono l'autovelox e quindi danneggiano tutti coloro che abitiamo da quest'altra parte della provincia, e quindi andando verso Siracusa prendiamo puntualmente, a meno che qualche amico dall'altra parte ci lampeggi con la macchina, prendiamo puntualmente la contravvenzione. Allora, quello svincolo adesso finalmente, grazie all'opera che abbiamo svolto io e Sebastiano Giordano, è inserito non solo nel piano triennale, che poco fa Sebastiano chiamava il libro dei sogni, ma è inserito nel piano annuale. Quindi è una delle opere con priorità assoluta, e quindi la prossima amministrazione può andarla benissimo a realizzare. Ma quell'opera si trova lì grazie al nostro intervento, grazie al rapporto personale per certi aspetti con i tecnici della provincia, e quindi grazie proprio alle sollecitazioni quotidiane che abbiamo fatto nei confronti dell'ufficio tecnico per tirar fuori questo progetto, sistemarlo, adeguarlo alle normative vigenti e inserirlo nel piano triennale. La zona di Tivoli, quindi il completamento della Mare Monte. Il completamento della Mare Monte, anche quello è un'opera che andrà realizzata e non è inserita nel piano annuale, ma è nel piano triennale. Si sono individuate anche le fonti di finanziamento, e quindi anche quella verrà realizzata. Di conseguenza la Mare Monte finalmente si completerà nella sua complessità, così come fu pensata tanti anni or sono. Quindi, per quanto riguarda il discorso infrastrutture e viabilità, su questa parte di territorio l'intervento dei consiglieri è stato fatto più volte. Io rimando agli atti del Consiglio Provinciale, se qualcuno vuole approfondire la tematica, ma vedrà una miriade di interventi fatti dal sottoscritto, una miriade di interventi fatti da Sebastiano Giordano, per spingere proprio in tal senso. Il problema poi è la volontà politica, ed ecco da cosa scaturisce il mio parere negativo nei confronti dell'amministrazione Marziana. Poi non c'è stata la volontà politica, come diceva prima Sebastiano, di accontentare, tra virgolette, questa fetta di territorio che era rappresentata soltanto dagli oppositori politicamente di Marziana. Invece si è dedicato ad altre aree, che sono la zona di Sortino, perché c'era l'assessore Spadaro, adesso ricandidato al Consiglio Provinciale, e quindi era interessante fare quanto più possibile in quell'area e dimenticarsi di questa zona. Gibilisco è entrato nel merito di quella che è la competizione elettorale comunale, ha fatto un passaggio criticando la scelta dell'assessore Granata per il fatto delle spese di rappresentanza. Beh, questa non è una giustificazione, in ogni caso può anche darsi che l'assessore Granata a Siracusa abbia speso tanti soldi per rappresentanza. Sì, è uscito sui giornali, è uscito sui quotidiani, quello che tu hai riportato è quello che è uscito sui quotidiani, però tu sai benissimo che nei periodi di campagna elettorale o di pre-campagna elettorale molte notizie escono ad arte per cercare in qualche modo di criticare l'una o l'altra parte, quindi ritengo che la notizia che è uscita sul giornale è una notizia da quotidiano, e quindi se ne può fare il commento che si vuole, però non se ne può tenere conto in termini precisi, e quindi diciamo che non è giustificabile con questa tua risposta quella che fu invece la mia proposta in consiglio provinciale, che era una proposta seria che serviva veramente a risolvere il problema di altre 30-35 aziende zootecniche. Grazie. Giordano. Dunque, io per quanto riguarda
la domanda sulla Mare Monte e sulla viabilità della provincia, volevo solamente, fare polemica, perché di polemica non se ne sta facendo, volevo rispondere all'Anello Gibilisco, dice: se sono eletto, dice, provvederò, metterò, mi batterò affinché costruiremo un liceo, un nuovo istituto che sarebbe per il liceo Platone. È già una mia proposta fatta in commissione lavori pubblici in consiglio provinciale, è già agli atti questa mia proposta di poter costruire e far progettare un nuovo liceo qua a Palazzolo, è visibile dagli atti, quindi già Anello si vede che qualcuno ti ha preceduto. E per quanto riguarda la professoressa Fugale, ripeto e lo dico proprio con serenità, con sincerità, siamo stati noi all'opposizione quando c'è stata qualcosa che non andava, qualcosa che sicuramente per la nostra zona non veniva fatta, abbiamo fatto articoli di giornale sulla Sicilia, sul Corriere degli Iblei, abbiamo parlato con la cittadinanza, perché io ho la fortuna di stare sempre in mezzo alla gente e di parlare con la cittadinanza. Per quanto ci riguarda altre cose, scendendo in piazza a fare manifestazioni, proteste, le ho fatte per lato idrico, professoressa, quindi sono sceso anche in piazza a fare manifestazioni davanti alla provincia col consigliere Albide, col consigliere Alessandro Acquaviva, consiglieri che stimo tantissimo, e ho condiviso la battaglia che hanno fatto. Poi dico, tornando alla Mare Monte, alla domanda, io sicuramente se andiamo e sono eletto alla provincia assieme a Riccardo, assieme a Domenico, assieme a Nuccio Gibilisco, assieme alla professoressa Fugale, sicuramente ci batteremo perché venga completata la Mare Monte, perché venga fatto lo svincolo, perché venga fatto lo svincolo per l'autostrada, perché vengono fatte anche tante altre strade e tante altre viabilità, perché le strade e la buona viabilità è uno sviluppo per tutti i cittadini. Quindi ci batteremo sicuramente tutti e cinque noi se siamo eletti alla provincia, senza polemiche e senza altre retorica. Avvocato Nigro. Sì, io sono lapidario. Il problema delle strutture e delle infrastrutture viarie è un problema che riguarda tutto il meridione, in modo particolare la provincia di Siracusa, che è rimasta indietro. Per quanto riguarda poi la zona montana, io non voglio incensare nessuno, però devo riconoscere che l'intuizione della Mare Monte è stata, come dire, un grandissimo merito dell'onorevole Giuliano, e tutte le battaglie sulla viabilità partono e devono ripartire dalla Mare Monte, che è un'arteria fondamentale concepita 30 anni fa per il passaggio di poche centinaia di autovetture. Oggi è una strada dove passano migliaia di macchine, quindi c'è necessità di un intervento sulla sicurezza e sulla sicurezza stradale, che è molto importante. Non c'è necessità di pagare tributi e tagli a nessun amministratore. Il comune di Canicattini somiglia al signore di Radicofani di cui parlava Dante, che taglieggiava i passanti. Invece è molto più opportuno che il comune di Canicattini e la provincia, attraverso una convenzione, visto che la provincia è l'ente proprietario della strada, attivi delle progettazioni in convenzione che diano maggiore sicurezza all'arteria, che è importante. Ma non è solo questa la battaglia, c'è una seconda battaglia alla quale facevo poc'anzi cenno, che è il collegamento rapido con la provincia di Ragusa. È fondamentale che la provincia, e mi dispiace che l'assessore Spadaro non abbia raccolto questo invito, e lo stesso Marziano, non abbia proceduto ad una progettazione per quanto riguarda la parte siracusana della Palazzolo, Contata Poi, Giarratana. Quella è un'arteria fondamentale sia come via di fuga e sia come strada di collegamento rapido, come dire, la facilità di raggiungere un posto sta alla base dei commerci, questo sin dall'antichità. C'è poi una seconda battaglia ancora più importante, che riguarda la viabilità secondaria. Ad esempio, una cosa che mi rattrista e che mi fa rabbia è vedere che la Bucchieri-Sortino sia da un anno e mezzo o due interrotta per una frana. È un'assurdità, io non credo che ci sia, è una questione di cattiva volontà, e spesso ho rimproverato questo al presidente Marziano assieme agli altri sindaci e a Spadaro. Quell'arteria è importantissima per la comunicazione interna. Un'altra grande battaglia riguarda, molto più complessa peraltro, riguarda poi le strade di penetrazione rurali. Spesso parliamo di agricoltura, ma dimentichiamo che alla base dell'agricoltura ci stanno le infrastrutture. Significa non soltanto il macello comprensoriale, ma significa le strade. Penso ad esempio a quelle grandissime attività, con la grandissima attività economica che riguarda le zone di Rosolini, Pachino, ma anche la nostra zootecnia. Non è possibile lavorare e fare dell'agricoltura in termini moderni se non ci sono le strade. Tra l'altro passerà una grandissima occasione, che molto probabilmente sarà l'ultima, che è il piano di sviluppo rurale 2007-2013. È giusto che la provincia si attrezzi.
Io credo che poi, dico, tralasciando come dire, il ruolo che ciascuno ha in questa competizione politica, credo che forse l'errore più grande che ha commesso il Presidente Marziano è quello di omettere l'articolo completamente, non so come mai, perché tra l'altro il Presidente Marziano è una persona è intelligente e di qualità, ha completamente omesso l'articolo 9 della legge regionale, 9 di riforma e di creazione delle province regionali, che parlava di un piano di sviluppo economico, di una programmazione economico-sociale, di un piano di sviluppo economico-sociale. Da lì deve partire la nuova provincia. Chiunque sia il presidente Zappullo, Bono, io mi auguro Bono per la qualità dell'uomo, deve partire da questo concetto. Non è possibile parlare di sviluppo se non si segue un piano, se non c'è un'idea base strategica di come deve muoversi questo territorio. Quindi la viabilità, le infrastrutture primarie e secondarie, si parlava poc'anzi di scuole, Gibilisco e Giordano battagliavano sulla la primogenitura dell'idea. Voglio ricordare che da circa 3 anni o 4 anni il Comune di Palazzolo ha presentato alla provincia regionale, tra l'altro c'è un passaggio nel nuovo piano regolatore, un apposito spazio attiguo all'ITIS per la costruzione di una nuova scuola, che è un altro punto fondamentale. La circostanza che Palazzolo abbia avuto e da recente realizzato una scuola non significa che qualunque altra rivendicazione debba restare indietro. Questa è un'altra battaglia che voglio fare, che riguarda l'edilizia scolastica della zona montana, con particolare riferimento al polo scolastico, liceo classico, linguistico, eccetera, eccetera, ma anche una battaglia che con i compagni di partito di Canicattini vogliamo fare, ad esempio, per l'edilizia scolastica sulla città di Canicattini, che poi riguarda tutta la zona montana, i quali i ragazzi vivono in un immobile che credo non abbia alcun standard, alcun requisito, non è una scuola europea, non è nemmeno una scuola da terzo mondo, perché ce ne sono di migliori da quelle parti. Per cui il primo impegno riguarda proprio la viabilità, che è alla base di qualunque idea di sviluppo sostenibile. Bene, passiamo adesso a ancora un'altra domanda che per motivi di tempo stringiamo in parliamo di agricoltura, commercio, artigianato e linfa vitale per la zona montana. Sul tema dell'agricoltura, che consideriamo tutti un polmone principale da sempre dell'economia locale, necessita di un intervento comune sia dalla componente politica, essa sia di maggioranza o di minoranza, che uscirà dalle elezioni, per la realizzazione del mattatoio comprensoriale. Non si può perdere più tempo se vogliamo stare al passo con l'Europa. Un altro argomento riguarda le filiere nate nelle campagne attraverso consorzi e cooperative per rendere più commerciabili i prodotti agricoli come carne, latte, cereali, carrube, con interventi di sostenibilità dall'Unione Europea, dalla Regione, dalla Provincia, però queste non riescono a decollare. Non vi pare che vi siano di fronte a un settore così strategico e che va mantenuta la massima considerazione da parte del Consiglio Provinciale? Sì, io reputo quello dell'agricoltura, comprensiva anche dell'allevamento, della zootecnia, un diciamo di primaria importanza insieme al turismo. Per quanto riguarda l'agricoltura, ne parlavo prima, cioè bisogna insistere sui prodotti locali, queste nuove forme di mercato, i farmers market, prendere contatti e mettere in rete i prodotti locali, prendere contatti con i GAS, che sono i gruppi di acquisto solidale che si vanno formando nelle grandi città e si muovono nei piccoli paesi del comprensorio per fare, diciamo, per fare questi acquisti che poi vengono determinati, cioè acquisti di qualità e a poco prezzo, come dicevo prima, perché interrompono quella filiera, quei 7-8 passaggi che poi determinano quei prezzi che noi andiamo a trovare nei supermercati. Per quanto è la stessa cosa, stessa situazione per quanto riguarda gli allevamenti. E poi, cioè, soprattutto accompagnare, ecco, io mi piace questa, perché le amministrazioni, sia quelle locali che quelle provinciali, devono accompagnare le aziende, avere una profonda e continua interlocuzione in modo che, cioè, possano essere accompagnate, ecco, a queste nuove forme di sviluppo
che vanno nella promozione di quelli che sono i prodotti peculiari di queste zone. Per cui ci vogliono anche qui entra quella che diceva prima la professoressa Fugale, cioè una formazione adeguata. Perché ecco, il binomio più il terzo, il binomio significa cioè andare in partenariato fra privato, pubblico e poi pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione purtroppo nel sud, a Palazzolo più specificamente, manca di manager adeguati per l'europrogettazione. Questa è una grossa pecca, perché per dire molte volte qua noi abbiamo avuto anche, cioè abbiamo fatto nel 2006 precursori una conferenza sui fondi strutturali europei 2007-2013, di cui tutti sapete Claudio Fava è uno dei relatori e vicepresidente della commissione, e aveva dato la sua disponibilità. Abbiamo fatto quell'incontro che è stato molto partecipato con tutti i sindaci della zona montana. Quell'invito a progettare, a dare progettualità, è rimasta lettera morta. Ecco, la pubblica amministrazione deve accompagnare e deve essere la cinghia di trasmissione fra le aziende, la comunità europea, cioè cercare di rendere sempre meno irto questo percorso. Ci sono le condizioni per poterlo fare, abbiamo questa grossa risorsa dell'europarlamentare Fava che va sfruttata sia dalla provincia di Siracusa e dalla zona montana e soprattutto da Palazzolo. Io questo invito a fare. Bene. La professoressa Fugale. Volevo aggiungere brevemente l'apicoltura, che è stata molto trascurata nella nostra provincia, mentre una volta era più diffusa e più produttiva perché c'era il timo. Noi siamo nella zona del timo, il miele del timo di cui parlava Virgilio, molto noto nell'antichità e anche oggi, un timo che è stupendo, eccezionale, lo venivano a raccogliere negli anni 50 le case farmaceutiche, tuttora oggi non lo possono fare più perché nella nostra zona non esiste più, in quanto gli agricoltori hanno preferito estirpare tutte le piante per dar posto alla coltivazione del frumento. E invece si dovrebbe in un certo qual modo tornare a proteggere questa pianta eccezionale che è il timo, per avere proprio un prodotto locale DOC. Ingegnere Messina. Le amministrazioni devono accompagnare le aziende affinché possano intraprendere questo cammino verso i finanziamenti europei, eccetera. Questo è il suggerimento di Gibilisco. Io ho un'idea diversa dell'amministrazione. Le amministrazioni devono creare le condizioni affinché le aziende possano svilupparsi sul territorio. Perché le aziende, vedi, caro Nello, io in questi anni ho girato qualche azienda agricola, ho avuto rapporti con alcune aziende di un certo livello, che producono quei prodotti che tu dici che devono essere venduti attraverso i GAS, cioè i gruppi di acquisto solidale, e ho notato che c'è un'intelligenza alla base che è notevole, che è molto più elevata rispetto a quella delle amministrazioni. Quindi forse è meglio che siano le aziende che guidino le amministrazioni, e allora il ragionamento deve essere un altro. Le amministrazioni devono creare le condizioni. Prima Domenico parlava di infrastrutture, delle rete viarie di penetrazione, perché è chiaro che altrimenti qualunque azienda, come il famoso pomodoro di Pachino, si sviluppa, sì, però poi per essere trasportata sui mercati ha difficoltà notevoli. E allora ecco che la provincia, un'altra pecca dell'amministrazione Marziano, deve sviluppare. Domenico parlava di piano di sviluppo economico, ma deve sviluppare, per tornare alla viabilità, il PTP, cioè il piano territoriale provinciale, che è una sorta di super piano regolatore che va in qualche modo a collegare tra loro le varie progettazioni che i singoli enti, i singoli comuni redigono. Io mi ricordo che questa proposta del PTP fu fatta proprio dal sottoscritto e avallata da quasi tutti i consiglieri provinciali, quindi anche i consiglieri provinciali di maggioranza, quindi del centro-sinistra,
e iniziamo una serie di incontri con la Commissione Lavori Pubblici, attraverso la Commissione Lavori Pubblici, con i vari comuni, ai quali chiedevamo quali erano le loro esigenze anche in termini di sviluppo di area industriale, perché la provincia poi doveva regolamentare il tutto e cercare di programmare, progettare una serie di iniziative in termini di infrastrutture viarie per in qualche modo poter dare la possibilità a queste aziende che poi vanno a radicarsi all'interno delle aree artigianali, per poter dare loro la possibilità di collegarsi con quelli che sono i centri dove si sviluppano i vari mercati. Quindi non sono d'accordo su questo ragionamento di prendere per mano le aziende e quindi sfruttare la professionalità espressa dall'onorevole Fava, che sì, ha espresso questa professionalità, però io dell'onorevole Fava francamente so solo quello che mi racconti tu, perché non ho mai avuto possibilità di poter dialogare con lui oppure dibattere in un pubblico dibattito delle problematiche, o non ho mai avuto la possibilità di poterlo ascoltare anche in televisione o di poter leggere sui giornali ciò che lui ha proposto in seno al Parlamento europeo. Io ripeto, ho avuto rapporti di collaborazione col presidente Cottone, il quale svolge un'attività, del presidente consigliere Cottone, presidente della Commissione Lavori Pubblici, il quale svolge un'attività particolare. Lui lavora a Bruxelles, proprio collabora con i vari uffici del Parlamento europeo, e mi diceva che proprio il parlamentare Fava di atti, di delibere, di iniziative ce n'erano poche e niente. Quindi io ritengo che non bisogna riempirsi la bocca di belle parole, eccetera. Bisogna invece rimboccarsi le maniche, affiancare le aziende, capire quali sono i problemi veri, reali delle aziende, e poi risolvere queste piccole cose. Ma sul mercato loro ci sanno andare da soli e secondo me riescono a vincere il mercato tranquillamente con i prodotti che poi sono sicuramente di qualità. Grazie. Giordano. Allora, io per quanto riguarda agricoltura, commercio e artigianato tengo a puntualizzare che non sono delle materie mie, quindi non sono, dico, molto, molto avanti su queste cose, però sicuramente appartenendo anche a famiglia di allevatori, capisco che le amministrazioni, sia comunale, regionale, provinciale, nazionale, debbono sicuramente guardare questa azienda con un occhio di riguardo, anche perché dando aiuti e finanziamento, trovando qualsiasi altro modo per poter aiutare questa azienda, sicuramente ci sarebbe anche una maggiore occupazione, visto che tante aziende per vari motivi stanno pure chiudendo. Dico, quanto riguarda anche le amministrazioni, debbono sicuramente assieme agli agricoltori e agli allevatori cercare di far conoscere e valorizzare fuori dalla Sicilia i nostri prodotti, per un maggiore sicuramente incremento e conoscenza dei nostri prodotti, però passa anche il tutto, lo sviluppo dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato, anche da un'altra grande opera importante per la nostra provincia di Siracusa, che la Regione, il Parlamento Nazionale, la Comunità Europea dovrebbero sbrigarsi a fare, e sarebbe il porto di Augusta, perché col porto di Augusta sicuramente, visto che la Sicilia è proprio la porta del Mediterraneo, saremmo sicuramente in primo piano per il libero scambio delle merci provenienti dall'Africa e da tutte le altre parti del mondo. Quindi anche un mio impegno, se vengo di nuovo eletto ad Augusta, e con i miei amici del partito, Raffaele Lombardo, Gennuso, Forzese ed altri, a Titti Bufardeci, anche il presidente della Regione Sicilia, mi batterò affinché questa opera possa venire realizzata al più presto. Avvocato Nigro. Sì, dunque, per quanto riguarda commercio e artigianato, dico, 10 anni di amministrazione mi fanno pensare che non dico la soluzione è la chiave di volta, ma un buon contributo allo sviluppo di queste attività ha una parola, che è PIP, piani per gli insediamenti produttivi, ossia l'impresa ha bisogno di spazi dove sorgere. Devo dire che questa è una battaglia che il Comune di Palazzolo Acreide svolge da 10 anni. Abbiamo trovato
ereditato all'amministrazione precedente un progetto preliminare, ne abbiamo fatto un progetto definitivo, lo abbiamo aggiornato nei prezzi, nel 2000 lo abbiamo presentato al COSVIS perché c'era una rimodulazione, poi la lentezza di questa struttura legata a doppio filo alla provincia, e chiuso un piccolo rimprovero che voglio fare al Presidente Marziano, ha portato a dilatare i tempi di realizzazione di questo strumento. Finalmente l'ufficio tecnico mi ha dato la gioia in questi giorni di fissare la data del bando. Si tratta, come dire, di strumenti importantissimi, piani per gli insediamenti produttivi, non solo per Palazzolo ma un poco per tutto il territorio, perché le aziende, le imprese, chi vuole fare impresa deve avere lo spazio vitale necessario. E qua ci sarebbe da fare una considerazione a proposito di spazi vitali, l'accendo così sul territorio, l'importanza di riprendere la battaglia sul territorio. È una battaglia che in questo momento non è messa bene, TAR e CGA in sospensiva ci danno torto, ma questo è, come dire, mi rivolgo al mio vice sindaco, nonché mi auguro prossimo sindaco, è una battaglia su cui bisogna credere, perché non c'è sviluppo se non c'è territorio. Quindi l'importanza di questo strumento, che è il piano per gli insediamenti produttivi. Voglio solo ricordare che a Palazzolo nel giro di un decennio sono sorte molte attività, e alcune di queste hanno moltiplicato il personale che impiegano. Quindi se noi diamo gli strumenti, ecco che lo sviluppo avviene. Per quanto riguarda il commercio, ad esempio, un'altra battaglia che l'amministrazione ha fatto riguarda i centri commerciali naturali. È un modo per fare sopravvivere gli esercizi di vicinato. In questa provincia è accaduto silenziosamente, come dire, una vera e propria catombe determinata dalle grandi strutture di vendita. Ci siamo sempre opposti come comune di Palazzolo Grede, e personalmente sulla questa ipertrofia di grandi strutture di vendita. Per ogni grande struttura di vendita che viene aperta in questa provincia chiudono 100 attività di vicinato, quindi le vecchie botteghe. Ogni posto di lavoro che dà un centro di questo tipo fa chiudere una bottega. Una bottega però non ci vive solo una persona, ma ci vive un'intera famiglia. Quindi la necessità di recuperare queste strutture, che sono strutture antiche e strutture che in qualche modo rendono un servizio alla collettività, soprattutto alle persone anziane. Per quanto riguarda l'agricoltura, è inutile ripetersi sulla strategicità del frigomacello, che è un'opera importantissima. Voglio ricordare invece un'opera, un progetto da ultimo presentato su sollecitazione della regione siciliana, che riguarda i mercati degli agricoltori. La regione siciliana finanzia, abbiamo presentato da poco un progetto, proprio questo genere di mercati cosiddetti di filiera corta, per cui si passa dal produttore all'acquirente, e quelle intermediazioni che spesso provocano l'innalzamento dei prezzi o comunque delle distorsioni del mercato vengono meno, ed è una bella iniziativa che spero di poter, in qualità di consigliere, replicare su tutto il territorio. Comunque cercherò di promuoverla almeno per quanto concerne l'Unione dei Comuni. E rispondo poi a Gibilisco, che parlava di quella famosa iniziativa in cui di tutto si parlò tranne che di europrogettazione. In realtà è importante l'europrogettazione, ma a questo sono deputati apposite strutture come il GAL, però sono di quelle attività che vanno incentivate. Devo dire, noi come Comune di Palazzolo siamo stati fortunati nel corso del tempo, perché abbiamo attinto a piene mani a questi strumenti, ma ripeto, l'europrogettazione poi ci sono soggetti. Ecco perché è importante riformulare completamente tutti i soggetti che si occupano di programmazione negoziata nel territorio, rimodulare quindi i componenti, dando spazio alle amministrazioni, perché in questi 10 anni, per una scelta sbagliata che ha fatto la provincia, da 10-15 anni a questa parte sono solo 2, 3, 4 persone che si occupano di sviluppo del territorio, di programmazione negoziata, di parti territoriali, eccetera, eccetera. C'è necessità di portare all'interno di questi strumenti gli enti. Qualunque sia il partito politico che il sindaco rappresenta, di destra o di sinistra, deve stare al centro di questi enti, perché rappresenta la collettività. Attività. Bene, passiamo a un altro blocco di domande sul turismo e sui beni culturali, però riduciamo il tempo di un minuto, perché sennò non ce la facciamo. Allora, sul turismo e beni culturali, sono due settori vitali e importanti per Palazzolo e per l'intera zona montana.
Palazzolo è considerata la perla degli iblei, Pantalica la necropoli più grande d'Europa, patrimonio dell'umanità entrambe, non hanno però un adeguato sviluppo in tutti i mesi dell'anno, una forte presenza di turisti solo a tarda primavera e in estate. Non credete che occorre invertire la rotta e consentire di avere presenze straniere tutto l'anno? Gibellisco. Sì, ripeto, questo l'avevo detto già prima, il turismo insieme all'agricoltura è di primaria importanza. Per quanto riguarda questo settore, nel nostro partito, ma anche all'interno dell'interlocuzione con il tessuto sociale, ci sono già dei progetti strutturati. Uno, il più importante, è per Palazzolo, infatti io insisto nel turismo non di massa, nel turismo di qualità, il turismo culturale. Una cosa che può essere fatta in breve tempo è il museo dell'informatica. C'è un gruppo di ragazzi a Palazzolo, tecnici eccezionali, che hanno un materiale immenso, e questa già è una cosa che sarebbe di rilevanza europea, perché non esistono altri, o meglio, ne esiste soltanto uno in Germania, però diciamo è fruibile soltanto come visita. Invece questo qua, i ragazzi, oltre ad aver accumulato un immenso tesoro di queste macchine, le hanno pure riparate, per cui c'è un aspetto visivo e fruibile, per cui potrebbe anche richiamare, come diceva lei, anche turisti e amanti di questo settore, che poi si coniuga bene con le altre, cioè con la tradizione. Ecco, tradizione e innovazione. Un altro progetto molto importante che però ha bisogno di essere approfondito è l'idea di fare di Palazzolo il paese del teatro. C'è un piccolo centro, un borgo molto più piccolo di Palazzolo. La prego di stare nel sì, 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 minuto. Sono dei progetti concreti. Se si parla di turismo, uno può avere già un materiale da portare. Per dire, questo qua, dicevo, c'è un paese, un borgo piccolo dove io ho abitato per 13 anni, nella regione dove io ho abitato per 13 anni quando ero fuori di Palazzolo, si chiama il paese della musica. Sono impegnati in quel paese, hanno dato un risvolto turistico immenso, sono impegnati artisti come Roy Paci, Tiro Mancino e tanti altri. Ecco, l'idea è quella di fare Palazzolo paese del teatro. Su di questo c'è anche un progetto che si integra della Fondazione Fava, cioè all'interno di questo progetto teatro c'è il progetto del teatro di denuncia, a quale si possono affiancare un laboratorio didattico per forme di scrittura specialistica, dell'inchiesta giornalistica nella forma scritta o televisiva. Cioè i soggetti poi, le attività connesse a questo progetto, naturalmente il turismo, l'enogastronomia, i laboratori. E in questo si avvolge anche tutto il resto, perché poi facendo produzione e rappresentazione in loco entrano anche i piccoli artigiani, perché ci sono le scene, le luci. È un progetto molto articolato e molto bello, che secondo me andrà percorso, e su cui io spero di poter portare avanti questo discorso sia con il presidente, spero, Zappulla alla provincia, e sia con il futuro sindaco di Palazzolo, e speriamo che sia Mario Monaco. Il rilancio dei beni culturali è molto importante, perché come diceva lui ci permette anche di vendere i prodotti agricoli, anche i prodotti artigianali. Per prima cosa però bisogna liberare i beni culturali dalla parietaria, perché sono tutti praticamente occupati dalla parietaria, non c'è una cura del bene culturale. Dal barocco, la parietaria, che poi sarebbe, come si chiama in siciliano? Io conosco persone che sono allergiche alla parietaria a Palazzolo, non in campagna, perché ce n'è tantissima praticamente in tutti i nostri monumenti locali. Poi bisognerebbe fare dei percorsi delle città per le scuole anche di fuori, e pubblicizzare anche fuori la Sicilia i nostri beni. Costruire un prodotto tutto l'anno che allunghi la permanenza del turista e sia proponibile a livello nazionale e internazionale. Puntare sul cinema, sul teatro, sugli spettacoli di piazza, per garantire al turista il pieno godimento della città.
puntare anche su politiche dell'occupazione in relazione ai beni culturali che siano collegati a percorsi di formazione, determinando livelli occupazionali adeguati e stabili. Non dimentichiamo che abbiamo a Siracusa una facoltà dei beni culturali con ragazze che stanno per laurearsi. Cerchiamo di utilizzare queste energie nuove, che sono anche energie di competenti. Grazie. Ingegnere Messina. Io dico subito che dobbiamo... Palazzolo ha una base di bene culturale notevole, quindi non dobbiamo inventarci nulla noi. I turisti già li conoscono tutti. Dobbiamo però riappropriarci dei beni culturali nostri. In che senso? Noi dobbiamo, come consiglieri provinciali, intanto guardare quello che avviene in tutta la provincia, quindi dobbiamo parlare di turismo e beni culturali in tutto il territorio provinciale. Chiaramente noi andiamo, diamo un occhio di riguardo a Palazzolo, ma lo diamo anche un occhio di riguardo, ed è, ritengo che sia questo anche il motivo per il quale Giblisco si è soffermato solo su progetti per Palazzolo, perché Palazzolo sicuramente ha una densità di bene culturale assieme a Noto e Siracusa, diciamo, notevole rispetto a tutti gli altri, rispetto a tutti gli altri paesi della provincia. Ritengo che dobbiamo riappropriarci, e per riappropriarci significa che noi dobbiamo abbattere i pugni all'interno dell'amministrazione regionale per far sì che si stipuli una convenzione, così come fu stipulata qualche anno fa, limitata nel tempo, ma fu stipulata qualche anno fa dal sindaco Nigro e dall'allora assessore bene culturale Fabio Granata, per poter tenere aperti i beni culturali, perché il problema di fondo poi alla fine è quello. Cioè, noi li abbiamo questi beni culturali, però nessuno interviene per la manutenzione, quindi nessuno toglie l'erbavento. Quindi nessuno interviene per togliere l'erbavento, e quindi chi è allergico non può fruirne, ma non può fruirne nemmeno chi arriva in un orario in cui il bene culturale nostro possa essere chiuso. E quindi questo deve essere il compito nostro come consiglieri provinciali appartenenti a un territorio denso di beni culturali. Quindi il ragionamento di promuovere progetti sul teatro, progetti sul spettacolo di piazza per l'intrattenimento, eccetera, ma questo ritengo che già ogni singola amministrazione, nell'ambito di quelle che sono anche i propri budget in bilancio, già fa qualcosa per fare tutto questo. Bisogna invece creare una sorta di coordinamento, ed è il compito poi della provincia, di coordinamento più concreto per quanto riguarda gli spettacoli che si vanno a realizzare, perché la provincia sino ad oggi è stata utilizzata come una borsa della spesa. Ognuno andava lì, chiedeva, e a secondo l'appartenenza politica riceveva oppure non riceveva, e quindi si avevano fondi o non si avevano fondi per fare lo spettacolino della festa patronale. Allora, questo è stato il turismo gestito nel nostro territorio. Dobbiamo invertire questa tendenza, e su questo io sono pienamente d'accordo. Dobbiamo andare necessariamente a concretizzare qualcosa in più, ed è per questo motivo, e chiudo, ed è per questo motivo che abbiamo bisogno anche di personaggi competenti nel settore, ed è per questo motivo, per rispondere a Giblisco, che Palazzolo, il Popolo della Libertà, ha scelto come assessore alla cultura proprio l'onorevole Fabio Granata, che sicuramente ha dato lusso all'intero territorio regionale per quanto riguarda questo campo. Grazie. Giordano? Secondo me, io intanto voglio dire che sarò bravissimo, anche perché ho fretta e devo andare fuori. Anche se, essendo stato paragonato a Padre Pio, non posso fare dei miracoli, secondo me il turismo e la fruizione dei nostri beni culturali passa sicuramente anche attraverso l'ambiente, l'aria che si respira e la bonifica del territorio della zona industriale. Quindi queste sono sicuramente delle cose essenziali, turismo e ambiente.
Quindi bisogna andare a bonificare le zone industriali, costruire quelle strutture, viabilità e quant'altro serva a poter vedere i nostri musei, i nostri parchi archeologici, creare quelle infrastrutture, alberghi e quant'altro possa servire alla fruizione di questi siti. Voglio dire, quello che deve fare l'ente provincia in questi campi e i compiti che ha l'ente provincia in queste cose è cercare, come abbiamo fatto, continuare a far funzionare dei musei che abbiamo, si può dire, creato, che ha creato la provincia, il Museo del Mare, il Museo del Papiro, perché la provincia per questi musei spende e spende tanto. La provincia, un'altra cosa che può fare e che deve fare sicuramente è valorizzare le nostre riserve naturali, il Premirio, Vendicari, Cava Grande. Ecco, se la provincia o l'ente provincia fa anche una buona politica legata a queste cose, sicuramente i turisti, anche quelli americani, canadesi e di tutto il mondo, verranno a vedere la nostra bella zona. Ok, Avvocato Nigro. Io con orgoglio voglio ricordare che nel corso di questi anni, proprio sul turismo e beni culturali, più o meno, questa amministrazione una precisa strategia se l'è data. Innanzitutto una città che ha vocazione turistica, secondo me, ha bisogno di strutture. Da qui il lavoro fatto sull'Istituto Vaccaro per trasformarlo in ostello. Abbiamo investito attraverso sia fondi comunitari provenienti dal POR, sia attraverso fondi ministeriali, e peraltro devo rendere omaggio all'onorevole Bono che ci ha dato un finanziamento 3 anni fa di 600.000 euro. Stiamo recuperando l'ostello, l'Istituto Vaccaro, per farne un ostello e un centro museale. E voglio poi ricordare tutta l'attività che io chiamo propedeutica, che è l'investimento sui beni e materiali. Non c'è una chiesa, in grazia di Dio, che non sia stata nel corso di questi anni ristrutturata, consolidata e quindi affidata al futuro. Padre Boccaccio sarà anche arrabbiato, ma io sono felice di vedere tre cantieri fra la Chiesa Madre, Chiesa di San Paolo e Chiesa dell'Annunziata, perché significa che le prossime consegniamo questi immobili alle future generazioni. Così come spesso si parla, da 30 anni si parla di antiquarium, di museo archeologico a Palazzolo, però i musei non possono essere ospitati sotto i portici, quindi l'amministrazione si è impegnata per il recupero di Palazzo Cappellani. Voglio ricordare che Palazzo Cappellani è un immobile di proprietà regionale, fu espropriato dal comune di Palazzo Lagareta intorno al 75, credo negli anni 70, comunque poi più nulla. Nel 2000, attraverso, devo dire, l'onorevole Antonella Rizza, che io ringrazio perché è stata una persona al di là dei propri schieramenti partitici ed ideologici, che ci ha dato una grossa mano d'aiuto, è stato posto a finanziamento l'immobile nel 2000. Poi tutta una serie di traversie, come al solito, sulla progettazione hanno portato l'affidamento dei lavori nel 2002. A breve partirà un museo con l'associazione Well, proprio dedicato ai viaggiatori, quindi, come dire, ci siamo preoccupati di creare le condizioni per lo sviluppo del turismo. Mi dicono che l'altra sera Granata diceva che non è merito del sindaco di Palazzolo per quanto concerne la questione del riconoscimento UNESCO. Voglio rivendicare con forza che in realtà ci ho lavorato sopra, non fosse altro ho scritto le schede personalmente per 3 giorni e 3 notti, perché tra l'altro qualcuno ci faceva mancare anche le schede per poter aderire. È stato un lungo lavoro rivolto a 72 comuni della regione siciliana, soltanto 8 comuni aderirono all'invito della sovrintendenza, ed è l'UNESCO un punto importante perché ha, come dire, una forza mediatica ed una ricaduta mediatica notevolissima. Invito tutti voi a guardare le guide turistiche straniere prima del 2003, dove Palazzolo non compariva. Ciao Sebastiano, in bocca al lupo, e vi invito a guardarle oggi, dove c'è Palazzo Lagreta, ed è un punto importantissimo. E quindi secondo me mi piace ricordare il castello. Si tratta, devo dire, il castello di un'intuizione che appartiene all'amministrazione precedente alla mia. C'era un progetto preliminare, l'abbiamo portato a progetto esecutivo, oggi è finanziato, addirittura hanno trovato del materiale che fa presumere che lì c'era un'area sacra di epoca ellenistica, quindi sta venendo fuori un'area molto interessante. Il castello diventa un altro centro gravitazionale di questa città. C'è un problema che riguarda la fruizione dei beni culturali. Riccardo ricordava, ingegnere Messina ricordava la convenzione con l'assessore Granata, però ti devo ricordare che quella convenzione poi alla fine in campagna elettorale non fu sottoscritta da Granata, ci consegnarono le chiavi
e per il mese di luglio, agosto, consiglieri comunali, assessori, sindaco, eccetera, eccetera, aprirono e chiusero il monumento, l'area archeologica, ma poi le chiavi tornarono indietro. Invece con molta semplicità abbiamo l'anno scorso sottoscritto una convenzione con la sovrintendenza, con la dottoressa Muti, finalmente il primo anno, come avete visto dai giornali, che non ci sono problemi per quanto riguarda l'apertura e la chiusura e quindi la fruizione di questo monumento. Addirittura grazie alla buona volontà di una sola persona, e io lo voglio ricordare, di una signora comunissima, un ex LSU, è possibile visitare Santoni. È possibile visitare Santoni. E questo che cosa testimonia? Che in realtà è un problema di buone volontà. Perché la fruizione non può non essere un problema di buona volontà. Voglio ricordare, è merito sì del precedente sovrintendente beni culturali, però l'amministrazione ha molto pressato perché sull'area archeologica dopo 50 anni, cioè dopo l'intervento del 53 di Bernabò Brea, 3 anni fa venisse compiuta un'opera di scavo archeologico e di ampliamento di questa... Interrompo subito. Ah, ecco, solo una cosa e chiudo perché ho parlato da sindaco, voglio parlare da candidato consigliere. C'è uno strumento importantissimo che ha la provincia regionale ed è dato dall'articolo 19, dove tra le funzioni è contemplato proprio le attività, le convenzioni a sostegno dei beni culturali. Un esempio è costituito di fattiva convenzione che poi ha dato luogo a grandi possibilità di fruizione, è costituito da Buscemi, che da 10 anni ha una convenzione, il professore Acquaviva, con la provincia regionale, qualche cosa che funziona alla grande, e questo lo si può ripetere per Palazzolo, non solo per l'area archeologica ma anche per le chiese, perché è assurdo che le chiese, pur avendo il personale assegnato, restino chiuse. Grazie. E allora passiamo all'ultimissima domanda, sempre un minuto di tempo. Ho abbinato io assieme Unione dei Comuni e GAL Valdanapo, che sono due enti praticamente importanti per la zona montana. L'Unione dei Comuni, sapete tutti, è un consorzio di 7 comuni che non è riuscita a decollare con iniziative concrete a servizio della collettività locale. Non pensate che vanno rivisti all'interno le regole del gioco con maggiore impegno da parte degli amministratori locali? Questa è la prima. La seconda, per quanto concerne il GAL Valdanapo, lo stesso discorso, perché rappresenta anche questo un momento di innovazione per lo sviluppo turistico locale, ma anche qui il territorio ha bisogno di avere risposte concrete dall'azione amministrativa. La provincia ha un ruolo importante di controllo su questi organismi che gestiscono fondi comunitari da spendere in favore dei nostri territori. Cosa ci dite? Io dico che la parola magica per mettere insieme un lavoro veramente, veramente importante per la nostra comunità si chiama progetto organico di sviluppo. Ci vogliono delle ricerche sul territorio e creare delle situazioni, delle condizioni in modo che si possa valorizzare al massimo quello che noi abbiamo. Naturalmente, per quanto riguarda una piccola chiosa su quello che ha detto Riccardo, no, per fatto dell'assessore alla cultura esterno, io so che a Palazzolo ci stanno fior di universitari che hanno anche, diciamo, lauree specifiche nello sviluppo locale, per cui proteggo come i prodotti agricoli anche per la zootecnia la razza autoctona, per cui c'è di meglio a Palazzolo dell'onorevole Granata, per cui andiamo con le nostre risorse, perché dobbiamo sfruttare, oltre ai nostri beni culturali, anche le nostre professionalità, perché abbiamo dei giovani importanti che hanno fatto degli studi importanti raggiungendo il massimo dei voti e massima professionalità, per cui questo dobbiamo proporre. Per quanto riguarda quello che ha detto lei, naturalmente ripeto, ci vuole un progetto organico di sviluppo sul territorio e questi enti debbono interloquire giornalmente e fare e dare piena attuazione a quello che è il piano di sviluppo. Poi una cosa importante è quello della fruizione. La fruizione va fatta con competenza, cioè ci vuole persone. È inutile che le 3 chiese siano costruite, siano abbellite, siano restaurate, è un lavoro iniziale quello, però ci vuole
personale adeguato. Io non ricordo più a Palazzolo, almeno l'ultimo concorso forse è stato negli anni 70. Siamo un po' fuori tema, ecco, però stiamo parlando di Unione dei Comuni e GAL, non sì, sì, se sì, ritorniamo però, non ce ne usciamo. Ripeto, quella là è concertazione e piano di sviluppo organico, cioè che tenga conto delle, cioè, di valorizzare quello che c'è nel territorio, sia di materiale che di immateriale. Professoressa Fugale. Ci permetterà di rilanciare sicuramente il biologico questo progetto? Io l'ho letto appena, non è che lo conosco in maniera approfondita, se ne parla da tanto tempo, l'ho letto. Si parla anche di costruzione in relazione al 2%, eccetera. Quindi penso che bisognerà vigilare moltissimo su questo progetto con competenza, con trasparenza, seguendo proprio le regole della legalità. Ingegnere Messina, Unione dei Comuni e GAL Valdanapo. Unione dei Comuni, i compiti fondamentali dell'Unione dei Comuni quando fu istituita furono sicuramente la sicurezza del territorio e quindi il ragionamento che andava fatto in termini di polizia per i territori comuni e quindi e poi quello che riguardava l'ambiente e cioè la raccolta dei rifiuti, la raccolta differenziata. In questi anni si è parlato tanto, si è cercato di fare tante cose all'interno dell'Unione dei Comuni, però non si è mai riusciti a trovare forse la giusta sintonia con i vari componenti che erano all'interno, perché da quello che risulta mi pare che, ritengo poi il Domenico Nigro possa intervenire in maniera più approfondita su questo, quello che risulta poi alla fine ci si è limitati per tutta una serie di screzie all'interno del Consiglio, ci si è limitati a poche cose, cioè alla formazione non meno importante, importante alla formazione del personale dei vari comuni, però non si è fondamentalmente individuato quello che era l'obiettivo da raggiungere. Mi dicevano l'altro giorno, io non ho mai partecipato agli incontri dell'Unione dei Comuni, mi dicevano l'altro giorno che però per quanto riguarda il discorso della sicurezza pare che ora sia partita un'iniziativa nuova e quindi ritengo che le prossime amministrazioni che inseriranno i prossimi consiglieri all'interno dell'Unione potranno sicuramente portare in porto tutto ciò. È sicuramente una delle dei sovraenti, chiamiamoli così, istituiti, che ha da maggiore vantaggi ai singoli comuni perché va a realizzare delle cose che chiaramente vanno in qualche modo a snellire quelli che sono gli aspetti di burocratici che deve portare avanti una singola amministrazione. GAL Valdanapo ha lavorato in questi anni nonostante tutta una serie di inghippi e di intoppi, però ha lavorato, devo dire, anche abbastanza bene perché ha prodotto tutta una miriade di progettazioni che hanno portato dei vantaggi su sollecitazione dei vari comuni, ma anche su iniziativa dell'attuale presidente e quindi sul GAL Valdanapo. Diciamo che non c'è nulla da criticare perché il loro compito lo hanno svolto sino ad oggi in maniera, devo dire, adeguata a quello che era il ruolo. Chiaramente c'è bisogno da parte delle amministrazioni di essere ancora più pungenti e sicuramente loro produrranno quello che devono produrre. Avvocato Nigro. Sì, io inizio dall'Unione di cui, come dire, rivendico un po' con la Costituzione. Ricordo che l'idea era stata lanciata nel 1999 agli altri sindaci, non fu recepita e l'Unione furono costituite solo nel 2003. L'Unione è importante non solo perché, e lo spiega il successo che questo ente locale ha avuto nel corso degli anni, nel 99 c'erano due o tre unioni perché il vecchio testo unico prevedeva la fusione, con il testo unico 2007 del 2000 invece non essendoci più la finalità della fusione si sono moltiplicati. Secondo me è uno strumento importante, voglio spiegare per quale ragioni. Intanto perché riusciamo a drenare delle risorse economiche che altrimenti andrebbero perdute, perché consente di fare dei servizi in modo comprensoriale con
risparmi di attività e permettono anche di arricchire comuni come ad esempio Cassoro e Ferla, che Cassoro e Buscemi soprattutto, che erano molto indietro per quanto riguarda i servizi sociali. Ad esempio comuni come, come Buscemi e Cassoro non conoscevano la figura dell'assistente sociale. Oggi grazie all'unione e quindi alla riduzione dei costi di questo personale hanno la possibilità di avere questa figura. Sulla formazione professionale, che Riccardo dice non è importante, no, io sono convinto dopo 10 anni di attività e sono convinto dopo 10 anni di attività amministrativa che sia in qualunque campo, non solo amministrativo ma anche nel campo privato oltre che pubblico, è di fondamentale importanza la formazione professionale, soprattutto in un sistema legislativo come il nostro che cambia in continuo divenire e mutamento, e quindi la formazione dipendenti è un aspetto secondo me importantissimo. Il problema è la qualità che eroghi di questo servizio. Noi abbiamo avuto la fortuna per il primo anno, per il secondo anno di e fare una gara con una società di altissimo livello, collaborava il Dipartimento del Lavoro dell'Università di Catania, quindi il professore Caruso in questa iniziativa, ed è stata di grande qualità. Successivamente c'era una ditta di Caltanissetto, mi ricordo bene, che non ha dato la medesima resa, quindi è uno strumento importante. Voglio anche dire una cosa, che è uno strumento importante perché dà agli amministratori, sembra una banalità, ma dà agli amministratori la possibilità, consiglieri, sindaci, assessori, di poter, come dire, di potersi conoscere. Molto spesso i sindaci vivono in una visione di isolamento, sempre sanno il sindaco prima, il sindaco di Palazzolo conosceva poco il sindaco, nulla, il sindaco di Buccheri o di Sortino. Oggi c'è una collegialità che ti permette anche di come dire, di vedere oltre, di elaborare strategie che non siano solo locali, localistiche, ma strategie collettive, generali. Quindi è uno strumento molto importante. Tra l'altro io mi ostino a pensare, ed è un ragionamento collegato, che le unioni siano ambiti territoriali ottimali, e quindi questo è importante per rivendicare la possibilità di una gestione autonoma del sistema idrico e del sistema dei rifiuti. E voglio ricordare che l'Unione si occupa di protezione civile, voglio ricordare che l'Unione ad esempio ha reso un lavoro importante per quanto riguarda i percorsi del fuoco, che è un problema che riguarda importantissimo, che riguarda il nostro territorio, riguarda la sostenibilità dell'ambiente. Quindi è uno strumento importante, perfettibile, per carità di Dio perfettibile, però una cosa la voglio rivendicare, spesso si parla dell'Unione come di un carrozzone, devo dire che invece tutti dei consiglieri, agli assessori e ai presidenti hanno dato sotto questo profilo un buon esempio, ciascuno poteva moltiplicarsi lo stipendio visto che era paradigmato ad una città di 30.000 abitanti, non l'abbiamo fatto, c'è un semplice rimborso spese che a stento serve a pagare la benzina e l'eventuale pizza per coloro che come me che amano alla fine socializzare. Altro discorso importante riguarda il GAL. Io infatti ho inserito una piccola brochure fatta all'ultimo punto, il rinnovamento di tutti gli organi di promozione dello sviluppo locale, non perché abbia qualche cosa da ridire su Gianni Noto o sul il Geometra di Mauro, sono state persone che hanno acquisito nel corso del tempo dei grandissimi saperi, hanno reso un servizio alla collettività, però è giusto che dopo 15 anni ci sia un ricambio, soprattutto mi sembra giusto che ci siano le amministrazioni all'interno, gli uffici tecnici restano fuori, e restano fuori i sindaci, gli assessori, i funzionari, e quindi resta fuori il sapere. Oggi è importante per un'amministrazione, per i dipendenti, per i dirigenti, per i sindaci, possedere i saperi. Questa è la società dei saperi. Io dico sempre una cosa che la ripeto sempre a me stesso, c'è stato un tempo in cui la potenza di una nazione era data dal numero di carri armati o di testate nucleari posseduti, oggi è data dal numero di premi Nobel che ritiri, quindi dai saperi che possiedi. Noi questi saperi purtroppo non li abbiamo all'interno del nostro comune, e questo è il grave peccato di questi strumenti di programmazione. Penso anche che poi, ma questo non è colpa del Gallo, del COSIS, che c'è necessità che la Regione, come dire, sia più sensibile sui tempi di attuazione. Parlavo di due progetti basilari per Palazzolo, Frigo Macello e PIP, sono due progetti su cui lavoriamo dal 2000 per quanto riguarda il PIP, dal 2003 per quanto riguarda il Frigo Macello. Non sono responsabilità che io posso addebitare al Presidente o al GAL, però questi ritardi hanno prodotto poi un ritardo di sviluppo per la nostra società, perché il problema del Frigo Macello poi è uno: se ancora si tentenna nell'attivazione del Frigo Macello, non ci saranno più aziende zootecniche su questo territorio e perderemo, come dire, una grandissima tradizione ed una grandissima potenzialità. Chiudo una cosa importantissima: perché il Frigo Macello?
I 2/3 delle carni che noi consumiamo in Italia provengono dall'estero. Quel terzo che consumiamo italiano, solo nella misura del 3% contribuisce la Sicilia. Allora significa che abbiamo non un'autostrada, ma una grandissima prateria su cui la nostra agricoltura può tornare a rifiorire, può essere quindi questo frigomacello la chiave di volta per lo sviluppo. Grazie. Grazie. Esaurite allora le domande, e chiudiamo qui questo confronto. Credo che sia stato democratico, pacato, sereno e che ha dato la possibilità di affrontare e sviscerare i problemi che riguardano la collettività di Palazzolo e della zona montana. Grazie a Nuccio Giblisco, grazie alla professoressa Fogale. Se volete, per me non se c'è un intervento da parte del pubblico lo può fare. Sì, siamo in democrazia, si può fare. Prego. Sul GAL. GAL, gruppo di azione GAL. Non la sento, se magari gli diamo il microfono, grazie. Sì, intanto prima che si avvicina Guerriero, vorrevo ringraziare Enrico Tommasi che ha sponsorizzato questo incontro, diciamo mettendo a disposizione il service. L'avevo dimenticato prima, per cui è doveroso farlo, prego. Il GAL, quello strumento che necessariamente lei, come ultima domanda, necessariamente ha fatto agli ospiti. Il GAL presuppongo che sul territorio non ha fatto molto, ma moltissimo. Forse questo territorio sarebbe ancora ai tempi di dopoguerra se non fosse esistito il GAL. Ecco, di strumenti di sviluppo come il GAL questo territorio ne avrebbe bisogno, ma non ha bisogno della presenza sicuramente degli amministratori locali dentro il GAL, perché il GAL funziona così bene perché non ha bisogno, perché non ha dentro quegli uomini. Io mi ricordo perfettamente che l'ultima operazione fatta col GAL risale al settembre dello scorso anno, un progetto presentato a settembre con la disponibilità economica a novembre e chiuso dopo 9 mesi. Con il patto territoriale di Siracusa, un progetto presentato 10 anni fa, chiuso 4 anni fa, ancora aspetto la disponibilità economica del saldo. Ecco le due figure, uno strumento nazionale e uno strumento locale. Lo strumento locale che dà il massimo e lo strumento nazionale che non riesce a dare niente. Dinanzi al frigomacello, io voglio ricordare a coloro che sicuramente l'hanno vissuto come lo vivo io, quella esigenza del frigomacello, no? Che il frigomacello, se si andrà e se va in porto, è perché il GAL è riuscito a raccogliere disponibilità che nascono dai patti territoriali, disponibilità non utilizzati e utilizzati per il frigomacello. Non è stata una voce, una disponibilità sul frigomacello, nessuno si è intestato quel problema. Il problema se l'è intestato il GAL perché ha sentito sul territorio i bisogni della produzione zootecnica. Ora io mi domando, voi che vi siete tanto attivati per la produzione zootecnica, c'è un mercato di vicinanza che voi sconoscete, o almeno abbiamo 4 partner che necessariamente ci onoriamo di conoscere, 4 paesi maltesi, di cui abbiamo sicuramente molta fratellanza, perché ne abbiamo 2 con San Sebastiano e 2 con San Paolo. Sapete, anche quel territorio ha tanto quel bisogno di quella nostra produzione e noi non gliel'abbiamo fatto mai sapere. Eppure noi abbiamo delle difficoltà di commercializzare. Sapete, il GAL in questo momento, no? Ha fatto un'azione di penetrazione sul mercato maltese facendo conoscere il nostro territorio con 5 proiezioni ogni settimana. Quando qui è venuta la televisione maltese, presuppongo che c'era anche lei. Ecco, lei di queste cose non se le deve dimenticare, perché è il GAL che l'ha fatto e l'iniziativa è partita da un imprenditore che ha detto: o tu GAL fai l'azione, o io come imprenditore mi attivo per darti la disponibilità economica. Vedete, il GAL, no? In questo momento non è qui, in questo momento, però rappresenta tutte le imprese, perché le imprese al GAL debbono dire grazie perché esiste. Io dico grazie perché esiste. Benissimo. Posso un attimo brevemente replicare al
Il signore che io chiedo scusa, ma su momento non mi ricordo Guerrera, come si chiama, Guerrera. È un imprenditore che ha avuto notevolissime sovvenzioni da parte del GAL, infatti parlo di imprese e imprenditori a sovvenzione pubblica. E le voglio ricordare che un contributo notevole per quanto riguarda il frigo macello, lei per onestà avrebbe dovuto ricordarlo, l'ha dato il comune di Palazzo Agrede con riunioni dal 98-99, quando lanciavo questa idea al presidente Marziano e molti ridevano sul punto, quindi per onestà ne lo deve dare. Tra l'altro, per quanto riguarda Malta, lei sfonda con me una porta aperta, perché tra l'altro in questa piccola brochurina parlo proprio di attivazione di sbocchi commerciali e turistici verso Malta e l'area magrebina. Penso che sia un'attività importantissima, ci siamo incontrati a Malta, questa è un'amministrazione che si è scommessa anche con un bel progetto su Interreg con Malta e ha creato questa facilità di rapporti, e credo che dal punto di vista commerciale sia uno degli obblighi della provincia. Dirò pure che ad esempio una delle mie idee non messa in programma, ma una battaglia da fare, è il ripristino della nave veloce da Siracusa verso Malta. Basta ricordare il senso delle cose, che la via più antica di Siracusa si chiama Via Malta, o una delle vie più importanti di Siracusa. L'hotel più antico di Siracusa è l'hotel dei Maltesi, per capire quale osmosi c'era tra le due sponde, eccetera eccetera. Io non è che faccio, ora sarò più chiaro a proposito del GAL. Io rimprovero al GAL una cosa importante: lei conosce bene i consigli di amministrazione perché ha vissuto in osmosi, ma una volta il comune di Palazzo Agrede ha fatto parte del consiglio di amministrazione del GAL, perché bisognava essere targati partiticamente. Infatti c'era il sindaco di Ferla, c'era il sindaco c'è il sindaco attualmente di Buccheri, c'era il sindaco di Castro. Ecco che cosa non va bene al GAL. Il GAL non è uno strumento partitico, non è uno strumento politico, è uno strumento che appartiene al territorio. È giusto che ci siano le amministrazioni, non dico l'UDC, non dico Nico, dico l'amministrazione, l'istituzione deve essere presente in quel contesto. Non tocco meriti al geometra Di Mauro, persona che ha acquisito in 15 anni pareri incredibili, saperi incredibili, però è necessario che non ci sia un consiglio. Io non l'ho voluto dire espressamente prima, ma è questa la realtà del GAL, in cui spesso si è preferito al sindaco l'amministratore vicino, non faccio nomi perché e collaborava durante le elezioni. Una volta Marziano disse: ci sta un dato signore perché mi ha votato. Non è questo il senso dell'istituzione, non è questo il senso del meccanismo, fermo restando le competenze. Peraltro le ricordi bene che nella vita è importante la continuità, ma c'è un valore opposto importantissimo, che è quello della discontinuità, che è altrettanto importante. Allora, grazie ancora al signor Guerrera per questo contributo che ha voluto dare al dibattito. Credo che non ci sono domande da parte del pubblico. Grazie per aver abusato della vostra pazienza.